Finalmente l'ho finito. Allora, chi mi segue su Instagram? Se non mi seguite su Instagram, andate subito qua sotto, cliccate da qualche parte, troverete il link, andate a vedere. Sa che sono in ballo con questa troncatrice da qualche mese ormai, perché ci sono stati vari problemi, sa che sappiamo tutti. Quindi a reperire il materiale è un po' difficoltoso. Comprare le T-Track dalla Cina è bello, costano poco, ma ci mettono 3 mesi ad arrivare, quando va bene. Sono stato occupato con altre cose, quindi questo progetto qua è rimasto indietro da parecchio. Quindi finalmente l'ho finito, a parte qua sotto, ma lo vedremo dopo. E quindi facciamo brevemente una panoramica di cosa ho fatto e poi partiamo col video. Allora, chi avrà già visto l'altro video dell'aspirazione saprà già cosa c'è qua dentro, secondo me. Però per tutti gli altri e per chi vuole andare a vedere il video lo troverà qui da qualche parte. Vediamo come ho fatto a fare l'aspirazione automatica. Bene, qui dentro c'è il Master Slave Switch. Come dicevo prima, c'è un video dedicato che spiega come montarlo, come collegarlo, come farlo funzionare. Io ho collegato la troncatrice, che è quel cavo qua che vediamo, un altro cavo che va ad alimentare il bancosega e tutti gli altri utensili, e qui dentro vediamo che c'è anche il ciclone separatore col bidone aspiratutto. Quindi qui è stato abbastanza semplice. Ho costruito uno sportellino e qua sotto c'è dentro il bidone aspiratutto e si vede il ciclone. Lo scatolotto che vedete lì in fondo, che si vede anche nell'altro video, è diciamo quello che serve a collegare l'aspirazione da un punto all'altro. Quindi adesso lo sono segnato tirando verso il basso. L'aspirazione passa da bancosega verso l'alto dalla troncatrice. Quindi parliamo dell'aspirazione della troncatrice. Ho fatto un pannello removibile per cercare di ridurre il più possibile le polveri. Possiamo vedere come ho costruito una specie di imbuto, non so neanche se sia corretto dire che è un imbuto. Comunque diciamo una gabbia con uno scivolo dove finisce, tutti i truccioli finiscono qua dentro aspirati. E qui ho collegato l'aspirazione della macchina. Quindi ci sono due punti di aspirazione. Quella che riesce a aspirare la macchina va di qua, quella che non riesce ad aspirare finisce qua dentro, che comunque alla fine viene comunque assorbita. Come possiamo vedere, la macchina riesce a lavorare tranquillamente a 45 gradi. Qualsiasi posizione, il difficile è stato calcolare questa area. Un'altra cosa importante per me era avere uno spazio dove lavorare, quindi mentre di lì c'è la guida rialzata, la T-Track rialzata, qui ho preferito farla a filo, perché almeno io posso tranquillamente lavorare e sfruttare tutto il piano, visto che ho veramente pochissimo spazio dove lavorare. Quindi così questa qua, quando non uso la troncatrice, la uso tranquillamente come tavola da lavoro. Bene, direi che possiamo partire a vedere come ho realizzato il tutto.
Adesso vediamo come risolvere il problema nel mettere in squadro e in bolla tutti i moduli, visto che nonostante il pavimento sia abbastanza livellato. Allora, metterò dei piedini, quindi utilizzerò dei bulloni e dei dadi con questi per realizzare dei piedini abbastanza stabili, con una punta del 10 e il sistema per spinare, così per avere perfettamente il centro. Faccio un foro con la punta del 10, appunto, così risulterà in mezzo. Metto questo martellino, dado il bullone. Faccio così per i quattro lati.
Davide. Ok, allora il piano è finito, diciamo la struttura è finita, è in bolla e quindi ho usato dei bulloni regolabili per impostare l'altezza del piano. Adesso è perfettamente in bolla sulla linea della troncatrice, quindi posso partire a realizzare la prima struttura, quella in USB, che sarà quella portante, diciamo. Allora, stavo guardando un po' qua al tavolo e mi sono accorto che quell'angolino lì non riuscirò a sfruttarlo perché è troppo stretto. Io ho messo la troncatrice spostata per guadagnare spazio di qua, però non è stata una buona idea perché lì adesso è inutilizzabile. Quindi stavo guardando appunto per l'impianto di aspirazione come farlo e ho deciso che sposterò tutto in su di 30-40 cm e metterò l'aspirazione col ciclone separatore là nell'angolo, quindi mi tocca smontare e spostare.
Bene, il video termina qui. Non possiamo vedere qua sotto, vanno ancora installati dei cassetti, ma lo vedremo in un futuro prossimo. La parte della troncatrice, diciamo che è finita finalmente. Abbiamo visto che ho installato le T-track, la sede per fare taglia 45 gradi, quindi posso usarle in tutte le maniere. Ho lo spazio per il ciclone separatore che funziona, quindi ho l'aspirazione alla troncatrice e ho l'aspirazione agli altri macchinari, e in più ho un bel piano di lavoro dove lavorare, quindi avendo uno spazio molto ristretto ho dovuto ottimizzare, e quindi così è un buon compromesso, diciamo. E in più posso sfruttare finalmente la troncatrice come si deve. Adesso qua sopra vedrete il trapano nell'angolo, dovrà trovare un posto anche lui prima o poi. Poi qua sopra farò, si può intravedere il soppalco che avevo fatto in un altro video, che toglierò e farò magari degli scaffali nuovi partendo da qua come piano. Sfrutterò tutta questa parete. Il trapano lo metterò in quell'angolino lì, dove adesso c'è un po' di scarto di materiale. Lì in basso vediamo che ho realizzato delle antine. Non ho fatto il video perché alla fine sono tagliato un'antina e montato due cerniere, non mi sembrava il caso. Io ancora una volta vi invito a seguirmi sui miei canali social, soprattutto su Instagram, dove abbiamo visto nel corso delle settimane come ho portato avanti il progetto, visto che questo è 6 mesi che è in ballo. Quindi se mi seguite lì potete vedere come procedono i lavori e anche foto di video che non faccio, foto di lavori di cui non faccio video. Ho anche una pagina su Facebook e il sito internet. Trovate qua sotto in descrizione tutti i link dove potete iscrivervi, e soprattutto iscrivetevi anche al canale. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace. In più, sempre in descrizione troverete tutto il materiale che ho utilizzato in questo video, dai T-Track, questi, troncatrice, utensili, così se volete acquistare qualcosa tramite il mio link aiutate il canale e a voi non costa nulla. E ci vediamo alla prossima.